Bentornato e benvenuto a un altro episodio di Abbiamo Uncharted sollevato un 4. guinzaglio, la strada Qui è il madre vostro scavata sul solito ponte si Hendrix sdoppa e ora lentamente. andiamo, dobbiamo fuggire in teoria. Andate al vialetto anteriore, seguite i riflettori. Io arrivo con l'auto. Ok, vialetto anteriore. Penso che in questo tipo di livelli che bisogna fare in fretta per tipo scappare, è pieno di tesori da trovare. Seguite i riflettori. Vai! Muoviti! Ah, è una nuova meccanica! Stanno indagando sui movimenti sospetti, ok. All'esterno del campo di visivo per... Ok. Quindi... Sbagliati! Chiunque sia stato non può essere lontano. Ah, Alla tutto in merce se italiano. la comunità ci rimettiamo il culo. Ehi, bastardo! Spera solo di beccarti subito una Si famosa rimette vendetta. nel culo. Se i rossi ti beccano vivo, ti impiccano Vediamo un po' davanti alla adesso. villa e ti lasciano lì Così. morire. Adesso. Avere una situazione un po' più consona. Allora, non ci sono diamantini che si illuminano, quindi sono a posto. Devo aspettare un attimo, tipo. Sembrano incazzati. Cioè, infatti, e quindi mi rimetto dove ero prima. Così. Aspetta, un attimo. Aspettate, non sparate, mi sono perso. Fanculo! No, davvero, succede? Mi stanno sparando. Avremmo dovuto portare le pistole. Onesti. Oh, questo era un checkpoint. Sbagliati! Allora, quello tipo non c'è ancora, Chiunque quindi sia posso buttare stato qua. non può essere lontano. E non mi si Se la scopre merce niente. lascia la proprietà ci rimettiamo il culo. Così. Vabbè, era una questione di tempismo anche. Ora non c'è un problema al mondo, in teoria. Ho visto qualcosa che si muoveva vicino alla torre. Devi farlo sapere a tutti, cazzo. Tieni gli occhi aperti. Che figa le guardie italiane. C'è tipo una barra di individuazione. Sì, vicino alla torre. Allora, non sono un tipo molto stealth io. Mi è entrato in quest'ottica già. Porca subito, mi beccano. Scommetto che uno dei trofei è fai questo pezzo senza farti. Meglio, senza farti beccare da neanche una volta. È sparito! Dividete! Ahia, c'è un favore, mi ha distratto un sacco. Allora, andiamo da questa. Siamo salvi, no? Ok. Porca puttana, quanta gente malvagia. Allora, se adesso mi butto qua. Ok, si rimette qui e sono nascosto da quel coso al Lord. Quindi, vai tranquillo. Sì, secondo me era facile. Sono io stronzo che ho sbagliato una cosa semplice. Ok. Una scimmia. Posso scendere da qualche parte? No. Così, vai. Là sopra? Ok. Sembra Splinter Cell, altro che Uncharted. No, no. Questa. Musica di sottotitoli per nasconderti dai nemici. Merda. Se Devo riescono a arrampicarmi per svegliarsela, vedere meglio. non ce la faranno. Li troveremo e li riempiremo di tutto. Ma Puoi abbassarti un sappiamo poco di cosa più, fare. tizio? Resta concentrato. D'accordo. Sento macchine.
attimo, seguito. Porca troia! Ok. Non fa un cacchio, ole. Cosa servirà quel pozzo, secondo voi? Quanto ho avuto paura, Enkili? Non serve un cacchio questo ponticello? Aspetta. Tutte e due almeno. Ma porca puttana. Sì, vabbè, prima l'ho fatto e non ha funzionato, perché questa cosa? Non è giusto, questa volta non è giusto, mi dispiace, ma io ho provato a salire lì e non me l'ha fatto salire, e poi dopo me l'ha fatto salire a caso, vabbè. Aiuto! L3? È la sala da ballo, e il vialetto è di fronte. Ok, non ho capito, penso che sia quella luce super sgrava da controllare. Stranamente c'è una finestrella aperta. Filmato? Okay, dai, non ci credo che qui non c'è un tesoro, eh. Ok, sembra non esserci il tesoro, noi proseguiamo. Oh, salute. Pardon? Tu non dovresti essere qui. Non sono il solo. Facciamo così, io non dico niente e neanche tu. Hai una cosa che mi appartiene e adesso me la darai. Di cosa minchia stai parlando? Davvero? Beh, l'offerta mi lusinga, ma sono occupato. Ora, se non ti spiace. Coglione, che deficiente, mamma mia. Non sono in vena di giochetti. Dammi il crocifisso. Ah. Signorina, sono un gentiluomo. Sei fortunata. Se ne... Ecco qua la cazzata. Ok, ho capito. Ma ricorda, non vorrei farlo. Vediamo che sai fare. Andiamo, Nathan Drake. Ah, la mia fama mi precede, a quanto pare. No, devo picchiarla veramente questa tizia. Non posso già scappare, no? Allora, io aspetto. Cioè, devo picchiare questa tizia. Cristo! Ok. Che modi sono? Che cartone di molla questa tizia. Aia! Ci hai provato? Urban Rain. No, vabbè. Questa mi apre il culo. Vieni qui. Ma non è con triangolo che ci si opponeva. Ora dammi il manufatto. Sì, più precisa. Sai quanti manufatti ho recuperato negli anni? Dovrai essere un po' più specifica. Cercherò di essere più chiaro. Cioè, che cazzo? Oh, Dio. Senti, soffro ancora il jet lag. Che coglione. E non la finiamo qui. Non posso vincere, vero? Non posso vincere nessuna lingua. Ok. Protestro. Ne hai abbastanza? O vuoi continuare a fare il furbo? Va bene, confessalo. Non sei un equilibrio. La tua tecnica non è d'aiuto per la mia schiena. Cristo, che leppa in faccia. Aspetta, aspetta. È nella tasca dietro. Dove diavolo è? Secondo me non è nel Drake, non ha nessuna speranza. O forse a questa tizia. Ogni volta è infinito, sempre in un casino. Ok, sono alla macchina, dove diavolo siete? Ho appena incontrato la tua amica Nadine Ross, è adorabile. Qui c'è il caos, cercano di tenere la situazione sotto controllo, ma sono tutti impazziti. Non ci seguirà anche nella piccata questa tizia, eh? Di cazzo! Nathan, dove sei? Ottima domanda, tu? Nei pressi della sala da ballo. Cerca un cartello rotondo, sulla strada. Cartello rotondo, ok. La buona notizia è che ho una pistola. A dopo. Cartello rotondo, domanda? Ho visto qualcuno che usciva dalla finestra del... Ah, forse ho capito. Devo lanciarmi da qua, tipo? Sono spostato da qui, da questa parte. Cazzo. No, devi andare da quella parte. Lì.
silenziosi. Ok, questo è il cartello mondo. Lassù, sulla legna. Che stai facendo? Le Nathan! Al volo! Cazzo! Ehi, l'ho presa! Adesso hit the shot. Metti per la mira! Stai bene? Sì, non mi posso lamentare. Non so come raggiungerti da qui. Tu riesci a scendere? Sì, sì, credo di sì. Si può fare. Ok, ci vediamo al vialetto. Come segui per la sala da ballo. Ok, ci vediamo lì. Ok. Secondo me se io cado adesso non posso arrivare là sopra. Esatto. Magari c'è roba qua. Non credo che possa proseguire più di così, ma... Oh, che bello non essere morti. Munizioni. Victor, sono bloccato. Qualche idea? La via più veloce è la sala da ballo. Ho capito. L1 per svoltare sarebbe. Beh, esatto. Ora che sanno che siete qui l'hanno scomperata. Sarà da ballo sera. Ok, Nathan? Ricevuto. Non ho seguito un cazzo, stavo mirando gli stronzi. Ma che... Ok, se finché è arancione, finché è giallo non c'è problema. Scusate, se non parlo mi sono spaventato. Attacco furtivo, esatto. Ok. Sono pieno di munizioni. Altri stronzi da spottare? Sembrerebbe no, qui c'è odore di abisso. Puttana. Adesso se io vengo qua. È shottato il tizio, no? Non c'è stato un problema al mondo, dai. Allora. Ma porca! Cazzo! Sì, sono andato un po' online, eh. Ho cambiato un po' i tasti, se... Non ne siete accorti. Hit shot. Guardiamolo fuori. Attenzione. Ma che... Come cacchio sta sparando? Fatemi vedere un attimo. Non è che qui ci sono tesori. Furtivo anche se mi ha visto giallo. Ok. Siamo tutto a posto. Dove cazzo io devo andare? Mi sto avvicinando a dove cacchio devo andare. Devo andare là sopra tipo. Ok, devo finire, devo superare questo pezzo. Ubusatete. I nostri cazzi! No, i nostri compatrioti! Mettilo tanto! No, non posso avere due armi! Vediamo questa arma si figa! Ok, figa! Minchia, è gravissima quest'arma! Sto avvicinando, sono contento, dai. Un piccolo sforzo, abbiamo finito questa missione. Ho sbagliato strada moltissimo. Ok. E adesso? Tipo laggiù? No, mi attacca a questa grata. Oh, dove cacchio mi devo aggrappare? Non mi dice niente. Ugh.
Wow, non mi aspettavo che potevo aggrapparmi sulle mattonelline. Sono cagato in mano. Andiamo qua tranquilli. Ok, la sala da ballo è vicina. Sono d'accordissimo. Non c'è niente di qui, ok? Nathan, sono alle corde qui. Mi servirebbe una mano. Non sento gli spari. Arrivo sempre. Che cazzo è? Bene. A cosa mi serve? Laggiù! Ho sentito qualcosa! Andiamo da via! Pieno di stronzi. Fino a qui? Esatto. Aspetta. Ehi! Ho visto qualcosa! Cazzo! Non dimmi che c'è una scala più... Ma porca puttana! A cosa serviva quindi quel coso? Olè. Mamma mia, che parrurra. Questo filo non me la racconta giusta. Dovevo andare poco poco più vicino. Ma forse. Dai, un po' pretenzioso questo. Ehi, come andiamo? Ne ho abbastanza di quest'asta. Ecco. Sì, no, si sta rompendo tutto. Voglio circondarti. Porca troia. Sto cercando di andare via. Il vialetto è bloccato. Ehi, Nathan. Oh, merda. Il piano di riserva? Avete presente la fontana fuori dalla sala da ballo? Ci vediamo lì. Andiamo. Non so come si sposta. Forse questo qui sarà un episodio un po' lunghetto. Tardi. Non fatemi niente. No. Nel pene mi ha colpito. Ah, forse quella di prima era una pistola, non era una mitragliatura. Devo avere due primarie. Credo sia morto. Non dimmi che si rompe anche la colonna, perché non ci credo mai. Se mi mettete magari non mi piace. Porca puttana. Nathan, ne arrivano altri. Il problema è che sarebbe. Dobbiamo andarcene subito da qui. Sono forse. Ti ho visto. No, vabbè, stanno rimanendo tutti i buchi appositi. Scusa bambino, ma che a me. Ma la fontana, dov'è la fontana? Oh tizio. Già. Resisti ragazzo, ci sono. Non sono d'accordo. Che cazzo lo stava sparando? Testa di serie. Che trofeo? Ci sono quasi. Solo io. Non guidi un carro funebre, sbrigati. Wow. Grande Sam. Alla mia. Grazie, grazie. Infatti se mi ha migliorato un sacco. Oh. Dai, vabbè. Mamma mia. Dai tizio, dovevo fare una foto. Oh, questo fucile è una pornata. Ecco lì. Wow. No, mi sono rotto. No. Cazzo, granata! Sam, potresti anche aiutare. Bella mira, fratellino. Ci voleva una lente. Cazzo, aiutatemi! Sono morto come io. Sì, vabbè, no, se muoio adesso mi cazzo, Sono entrato. Che cazzata. Vai. Reggetemi. Non vuol dire sali, Mi cazzo con una. Sì, vabbè, Tokyo Drift. Quanti antiproiettili quella limousine? In chili.
Ok. Aspetta, spero di non finire all'inferno. Non usa il martello così. Vuota. Oh, merda. Che c'è? È vuota. Cosa? Dai, il solito coglione. Ma vaffanculo! Ottimo, no, teschio, ci sono cascato malissimo. È lo stemma di Avery. E questo cos'è? Odie mecum eris in paradiso. Oggi sarai con me in paradiso. Esatto. Sono le parole che Gesù disse a Sant'Isma sulla croce. Esatto. Cosa pensi di quei numeri? Che significano? Sarà un codice. Bravo, Sally. O un telefono. Andiamo. Sono date. Guarda, 1659. È l'anno di nascita di Avery. 1699? Indovino, in quello è morto? Beh, secondo molti sì, ma vuol dire che c'è la data di nascita, di morte e il paradiso. Quindi bisogna cercare la tomba di Avery. Nella cattedrale di Sant'Isma. Un attimo. No, dove c'è Rafe? Non incazzato. Sta setacciando quella zona da una vita? Sì, la cattedrale. Vedi questi simboli? Sì. Si trovano sulle antiche lapidi scozzesi. Ok? Ora, guarda qui. La pianta della zona è piuttosto insolita. Mm-hmm. Qui c'è la cattedrale. Ma il cimitero si trova qua giù. Oh, merda. Rafe sta cercando nel posto sbagliato. Esatto. Ragazzi, si va in Scozia. Ehi, ehi, no, un secondo. Vi rendete conto che Rafe aspetta solo voi? Sì, ma ci penseremo una volta lì. Quel pazzo farà i salti di gioia quando vi vedrà arrivare. Senza contare che ha Nadine e il suo esercito dalla sua. Sì, ma lui non ha questa. Abbiamo il più grande tesoro pirata della storia a portata di mano. Ah, Nate, ora ti riconosco finalmente. Infatti, le due cose sono collegate. Ci serve il tesoro per salvare Sam. Ed Elena è d'accordo su tutto? Fischia. Merda, ragazzo. Non è così semplice. Aspetta, dopo quello che avete passato insieme. Questa volta non capirebbe. Tu la sottovaluti, ragazzo. Non posso correre questo rischio. Minchia, Nate, sei un coglione. Ci sta di brutto, secondo me. Nathan ha ragione. Le cose sono cambiate. C'è di mezzo Rafe e posso cavarmela anche da solo, davvero. Ok, bene. Grazie per i consigli a tutti e due. Scusate. Minchia, oh, ma sei un coglione, Nate. Porca troia. Aio, Sally. C'è qualcosa che non va, amico? Senti, io capisco non sia stato facile. Tutti questi anni lontano. E mi spiace per quel che ti è successo. Davvero? Ma non è colpa sua. Questo non l'ho mai detto. Gli ci è voluto molto tempo per uscire dal giro. Qualcuno l'ha costretto, l'ha scelto lui. Ok, è nato per questo lavoro. Non dire cazzate. Lo credi davvero? Perché sei qui, Victor? Perché qualcuno dovrà pur coprirgli le spalle. Sì, ci vediamo tra qualche settimana. Sally, il mio personaggio preferito di questa serie, eh? È entrato in quest'ottica. Di Uncharted, proprio. Ciao. Le ho detto che il lavoro richiederà più tempo del previsto, il che è la verità. Ok? Allora, che ne pensi? Cazzo, Nate, sei un coglione. Sam serve il nostro aiuto. Beh, ho sentito che il clima è particolarmente mite in Scozia in questa stagione. Ok, ora siamo in Scozia. Beh, no, vabbè. Rafe non bada a spese, vedo. La cosa buona è che si concentrano sulla cattedrale. Vuol dire che avremo quel cimitero tutto per noi. Wow. Sally? Sì? Senti, noi qui siamo pronti. Ok, ragazzo. Buona caccia. Sei ancora in tempo per venire? No. Se non c'è un ascensore, credo rinuncerò. D'accordo, ci vediamo dopo. Ah, è vero, effettivamente. Hey, Nate. Sì? Vedi... Mi farò attenzione. Vedi di portarmi roba luccicante.
Questo è il piano. Minca, che cazzo, forza. Sali, cosa volevi dire in realtà? Porgiamo omaggio al capitano Avery, ok? Ok, ragazzi, questo episodio forse è durato moltissimo, ma grazie a tutti per avermi seguito. Tanto appena si ricaricherà l'episodio si diranno tutto questo dialogo, quindi state tranquilli, non perderete nulla. E ci vediamo in un prossimo episodio. Grazie.